Innanzitutto vi auguro buona giornata e buona settimana. L'inizio, dal punto di vista politico, presenta diversi interrogativi, il primo dei quali attorno all'incontro fra Renzi e Berlusconi, che c'è stato ieri e fa discutere tutti e naturalmente occupa le prime pagine. Un incontro importante, potrebbe essere storicamente importante, cioè voltare pagina per quanto riguarda questi anni difficili della politica, perché porterebbe, così si augura l'opinione pubblica ma anche certo mondo politico, ad un accordo stabile, un accordo di quasi maggioranza. Dico quasi perché bisogna tenere conto gli altri partiti o partitini, che è brutto indicare gli altri movimenti come partitini, le altre scelte ideologiche non staranno a guardare che due personaggi e quindi due partiti, Partito Democratico e Forza Italia, possano, tra virgolette, spartirsi il futuro politico del paese. I giornali di oggi, e qui lo voglio dire non per scelta ideologica, assolutamente no, su cosa riflettono? Riflettono su Berlusconi, il passo fatto da Berlusconi, che molti hanno definito, ed io sono fra questi modestamente, una genialità. Lui è geniale come è stato geniale grande imprenditore nel creare Mediaset, alla fine questo geniale quando ha fermato la macchina gioiosa da guerra di Occhetto che avrebbe portato il Partito Comunista al potere e ha creato quel movimento che ha avuto il successo che ha avuto, vale a dire Forza Italia. Oggi Forza Italia è una realtà, come è realtà importante il Partito Democratico, dove ci potrebbero anche essere diciamo delle divergenze rispetto alla decisione di Renzi di accogliere Berlusconi, così come da quell'altra parte si sono chiesti come Berlusconi va nel partito cosiddetto del comunismo che mangia i bambini. Non c'è più questo comunismo, possiamo dire, per fortuna. La giornata di oggi è particolarmente importante, e questo lo ripeto per quel che riguarda il futuro. Io lo voglio legare a due cose. Innanzitutto i tentativi che devono essere fatti subito per aiutare milioni di persone che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese. Io vado per la strada, trovo gente che mi chiede un euro per un pezzo di pane, ci sono i disoccupati, non ne parliamo, aumento, ci sono i giovani di belle speranze, si diceva una volta ironicamente, oggi invece i giovani senza speranze, assolutamente senza speranze, che ti incontrano, ti salutano, come sono di una particolare gentilezza, e io lo voglio ringraziare con questo messaggio, che mi chiedono cosa possiamo fare, noi vogliamo vivere. Certo, chi ci aiuterà a vivere? Le parole, i confronti, sì, va benissimo, che si risolvono al più presto. La riforma elettorale, altro argomento importante, popolare, perché noi dobbiamo essere in condizione di votare il candidato che scegliamo. Basta con i padroni dei partiti, cioè quelli che scelgono la lista per intero oppure per metà o per un quarto che sia, decidono quali candidati chiamare, i quali poi i candidati sono obbligati a fare un certo percorso, come dire, cappello in mano, inchinarsi di fronte al padrone del partito. Non mi riferisco a nessuno in particolare, mi riferisco alla realtà. Chi va a votare, ed è una regola importante se parliamo di democrazia e di libertà, io mi voglio scegliere chi voto, mi piace lui, dico lui, firmo, metto la crocetta e indico il candidato, è importante. Sono tante cose che sono, diciamo, a carne al fuoco, ci vorrà del tempo, però intanto prendiamo atto che nella totale confusione e preoccupazione nella quale ci troviamo c'è un passaggio, sarà importante, sarà determinante, sarà geniale per Berlusconi o sarà geniale per Renzi, non importa. A questo punto la scelta ideologica la lasciamo da parte e pensiamo con grande tristezza, con grande preoccupazione a questo paese che rischia di finire nelle sabbie mobili. Ripeto, milioni di persone che non hanno come campare, che non hanno come pagare il mutuo della casa, che sono alla disperazione. Da questo alla ribellione il passo potrebbe essere breve. Quello che è stato il grillismo oggi non è più tanto grillismo, perché l'inciucio nella realtà esiste anche per Grillo, si parla dei forconi, e perché no? È un movimento che, se non sarà di violenza nelle piazze, potrebbe aiutare a portare una parola anche noi.